Oh, ma allora John la sta toccando piano, eh? Porca miseria, due gare con un drive nuovo e due vittorie, incredibile. Quando poi con la terza un nuovo prodotto faccio un po' fatica all'inizio. Dare fiducia agli oggetti, si dice sempre. E quale ha giocato? Il Paradigm X? No, ha giocato il Triple Diamond. Devo dire che questo nuovo prodotto della Callo è veramente interessante. Sai come l'hanno fatto? Raccontamene un po', dai. Devo dirtelo. Vai. Hanno fatto la scocca centrale completamente in carbonio, del primo drive che viene fatto con questa tecnologia, dove ha tolto più del 40% del peso e hanno spostato i pesi per renderlo molto più performante, con il MOE molto più alto, quindi è un drive che ti permette di tenere la palla più in pista. E Jorram, fidati che nonostante sia un fenomeno, ne ha bisogno. Quindi hanno di nuovo fatto i tre modelli di, diciamo, classici, esatto, come fa Callaway. Abbiamo il Paradigm X, che è il prodotto per velocità, diciamo, medie, un pochino più basse, che aiuta il lancio, aiuta a sbagliare meno a destra, quindi aiuta un pochino, favorisce un po' il draw. Certo. Abbiamo qui una novità comunque ancora più importante, perché ritorna il peso, diciamo, variabile tra draw e fade, certo, sul Paradigm normale, che, diciamo, è il prodotto che poi può andare bene per la maggior parte dei golfisti, ecco. Rimane un bastone comunque che dà un buon lancio, però inizia ad avere degli spin un pochino più bassi. Certo. E poi arriviamo al Triple Diamond, che oggettivamente, ragazzi, è per chi la tira veramente forte. Per me. Quando vuoi. Ti montiamo uno shaftino, guarda, ce l'ho qua. 6? 6X? No, 6SR. Anche 6R, no? Sarebbe buono. No, no, perfetto, infatti è vero, devo dire che hanno fatto un ottimo prodotto. Poi chiaramente l'importante è che la gente lo provi con lo shaft corretto, col peso corretto, con la lunghezza corretta, col grip corretto, perché ognuno ha il suo. Sai quando dicono, lo prendono alla sacca dell'amico della prima comprato? Era bello. Ah, non mi è piaciuto? Ah, era bellissimo. Bellissimo. Chissà cos'era. Esatto. È un classico. Esatto. Noi stessi tutti. Ho visto giorni che aveva uno shaft blu. Sì, ce ne sono 10 shaft blu tutti uguali e tutti diversi. Anzi, quando facciamo uguali provare i drive, ogni volta vai in laboratorio, ritorna, ricontrolla la lunghezza, il grip, aspetta che ti metto il grip un pochino più grande. E il peso grande, così, il peso colà. È vero, e dietro c'è un bel lavoro. Sì, un bel lavoro. È vero, è verissimo. Quando volete ve li facciamo provare. Comunque, ragazzi, scriveteci qui sotto nei commenti che drive utilizzate, se l'avete fittato o se l'avete rubato da una sacca di un vostro amico. E mi raccomando, veniteci a trovare.